quando arriva il giorno di riposo, i precedenti del tacone delle Dolomiti, arbitro della corsa, i ruoli si sono invertiti. Barbari, quasi eleganti in abiti civili, si prepara meticolosamente alla lotta, mentre Coppi, in maglietta, esagera davanti alla stampa interessata solo ai loro duelli e fanno aumentare di 10 volte le tirature dei turni. Coppi, sempre il pieno, è un piemontese introverso, Barbari, un toscano tenace e un scalatore potente. I due corridori offrono uno spettacolo sorprendente.